Ciao a tutti! Oggi il tutorial tratterà su come realizzare questi sushi che sono più o meno, diciamo così, hanno tutti lo stesso schema e cambia un po' la decorazione sopra. Vedete, come potete vedere, un po' ricamata, un po' colorata, un po' lavorata, vedete, in maniera un pochino diversa. Lo schema base è uguale. Queste hanno, diciamo, le alghe esterne e le ho fatte nere. Questi invece sono senza, ma hanno soltanto la decorazione. Però vedete qua, in teoria l'alga è ricamata sopra perché è all'interno, qua l'alga è all'esterno. Poi questi sono i futumaki. E sono di diversi gusti, di conseguenza anche di diversi colori per quanto riguarda il nostro lavoro. Invece questi qua e anche quello lì arancione si chiama Roe Nigiri e è in pratica un sushi formato, queste sarebbero delle uova di salmone. Per completare il primo tutorial che avevo fatto del nigiri, ho deciso di fare anche questo, così uno ha un piatto, diciamo, più vario. E come per il nigiri ho utilizzato del cotone numero 3 più o meno come grossezza e un uncinetto numero 2 e mezzo. Poi dopo ho utilizzato lo stesso filato come ricamo. Iniziamo il nostro tutorial partendo proprio da questo qua base, partendo da quello colorato, poi con il bianco e poi dopo con il nero. Poi vi farò anche vedere come realizzare quello con il salmone. Iniziamo subito il lavoro. Partiamo con un filato colorato che può essere il rosa, il giallo, il rosso, quello che volete. E iniziamo. Iniziamo con l'anello magico oppure con le due catenelle. E nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, andiamo a lavorare 8 maglie basse. Come seconda riga ripeteremo questa sequenza, una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa, un aumento, in totale alla fine della riga dobbiamo avere 12 punti. Riga numero 3. Non chiudiamo il punto, prendiamo il bianco e andiamo a chiudere il punto. Poi andremo a lavorare una, questa sequenza, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Alla fine della riga dobbiamo avere 24 punti. L'ultimo punto non lo andiamo a chiudere, lo chiudiamo con il nero. Non si vedrà molto bene, però ascoltatemi. Allora, la quinta riga andremo a lavorare 24 maglie basse, lavorando però il punto non per intero, ma soltanto prendendo la parte dietro del punto, così, e lavoriamo 24 maglie basse. Giriamo, ecco, in questa maniera, così l'abbiamo sul dritto. Poi andiamo a lavorare l'ultimo giro e sono una maglia bassa in ogni maglia bassa lavorata normalmente. Poi potete chiudere e fermare il filo. Tenete il filo un pochettino più lungo. Di questi ne fate due e poi dopo andate a cucirli in questa maniera. Li riempite e li cucite.
questo è il risultato, vedete? Sono di quelli bassi. Se uno non vuole così, farli così gonfi, basta metterci del cartoncino, così rimangono anche più piatti. Ma questo diciamo che è il risultato del nostro sushi. E come potete vedere, all'interno potete farle di tanti colori, come più vi piace. Eventualmente potreste anche usare due colori per fare l'interno, perché questa al di fuori è l'alga, poi questo bianco è il riso, all'interno ci sono le verdurine, dunque le verdurine di tanti colori. Sì, non solo pesce, ma anche verdure. Di conseguenza uno potrebbe fare anche eventualmente il primo giro, fare tre di un colore e tre dell'altro, e due gialli. Adesso proviamo, facciamo l'anello magico oppure le due catenelle e facciamo sì, le due catenelle io faccio e poi al suo interno lavoro 3 maglie basse invece di chiuderla utilizzerò un altro colore, ad esempio il rosso. Chiudo con il rosso avendo fatto 3 maglie basse. Stavolta ne devo fare 5 di maglie basse per arrivare a un totale di 8. Vedete? E già abbiamo fatto una variante di due colori. Poi, come secondo giro, si può fare o tutto giallo, oppure avendo fatto 3 maglie basse gialle, possiamo tornare a prendere il filo giallo. Chiudere il lavoro con il filo giallo e andare a lavorare. Sapete che vi ricordate, dovete fare una maglia bassa e un aumento, una maglia bassa e un aumento per tutto il giro. Dunque possiamo, a fantasia nostra, possiamo andare a lavorare una maglia bassa, un aumento. Possiamo lavorare ancora una maglia bassa. Io lavorerei anche un aumento sul rosso, tanto per queste cose non ci sono delle regole. Chiudiamo con il rosso e poi finirò il giro lavorando una maglia bassa. Un aumento e finisco così tutta la riga in maniera da avere 12 maglie basse. Ricordate il cambio colore che avete fatto, che alla fine lo farete uguale per entrambe le parti. Poi non è un problema se una parte c'ha un punto in più, un punto in meno, un punto rosso, un punto, perché veramente eventualmente uno poteva fare anche del verde, fare altri, non so, tipo 3 punti di verde, in maniera che venivano un po' di verdurine con anche delle verdurine verdi o delle foglie di insalata, così. Diciamo che il cambio dei colori, la gestione dei colori, la fate voi e la decidete voi a seconda di come più vi piacciono. Finito il giro tutto colorato, si torna a prendere e proseguite con il tutorial e con lo schema che vi ho detto prima. Di conseguenza, dopo aver fatto questo, che sarebbe la parte colorata, potete proseguire con la parte bianca, la parte nera e fare la stessa cosa dall'altra parte. Inutile che ve lo faccia vedere perché i punti sono gli stessi, sono uguali. Dunque, era per farvi vedere come realizzare eventualmente anche non solo questi semplici di un colore, ma anche utilizzando due o tre colori. Ora vi faccio vedere anche questo, è un roll nigiri, in pratica queste sarebbero le uova di salmone e il nero è sempre l'alga che raccoglie il tutto. Vi faccio vedere anche come fare questa parte qua un po' particolare delle uova. Prendete
Prendete il colore che volete utilizzare, iniziamo il lavoro, andiamo a lavorare o l'anello magico oppure le due catenelle. Nella seconda catenella, partendo dall'uncinetto, andiamo a lavorare 6 maglie basse. Dopo le 6 maglie basse, allora andiamo a lavorare la seconda riga facendo questa lavorazione. Una maglia bassa e nello stesso punto andiamo a lavorare una maglia alta doppia. Vedete, tiriamo su il filo due volte e nello stesso punto andiamo a lavorare una maglia alta doppia. Due, vedete? Viene un punto veramente lungo. Poi nella prossima faremo la stessa cosa. Prima andiamo a lavorare una maglia bassa e poi una maglia alta doppia, sempre nello stesso punto. Dunque questa sequenza la dobbiamo fare per 6 volte perché abbiamo 6 punti. È un po' brigosa come lavorazione, poi andate una maglia bassa, però quando andrete a lavorare la maglia bassa noterete che dall'altra parte vengono proprio dei puntini, vedete, delle piccole protuberanze, ed è così che deve essere. Dunque proseguite e finite la riga, il giro. In totale dovete avere 12 punti. Il lavoro ve lo trovate così. La seconda riga, voi in pratica dovete seguire le stesse istruzioni che abbiamo utilizzato, lo stesso schema che abbiamo utilizzato per eseguire questo. Di conseguenza andremo a lavorare la riga numero 3 facendo di nuovo la sequenza di una, sarebbe una maglia bassa, e poi vi dice di lavorare l'aumento, giusto? Invece di lavorare l'aumento normale, andiamo a lavorare un aumento formato però da una maglia bassa e una maglia alta doppia. Ripetiamo, adesso metto la spilla. La sequenza sarà formata da una maglia bassa nella maglia successiva e poi dovevamo fare l'aumento. Invece di fare un aumento semplice, andremo a lavorare sullo stesso punto una maglia bassa e una maglia alta lavorata sempre lì, maglia alta doppia, lavorata sempre nello stesso punto. In totale così dobbiamo avere 18 punti e, come potete andare a vedere sul retro, avete proprio i puntini. E questo è il lavoro. Se voi volete, vi piacciono tutti belli grumosi così, fate anche la riga numero 4 lavorando 24 maglie basse, sempre con la sequenza di prima. Altrimenti potete anche lasciarlo fare una riga normale di 24 maglie basse. Io farò così, ve la faccio normale. Ecco, e il lavoro è questo. Io ho finito facendo delle maglie basse normalissime, ora vado a lavorare, a cambiare il colore, prendo il finato nero, l'ultimo punto non lo chiudo, ora con il nero invece andiamo a lavorare la parte più vicina a noi del punto. Dunque non prendiamo il, adesso ve lo faccio vedere qua, non prendiamo il punto per intero, ma prendiamo la parte più vicina, non quella dietro ma quella davanti a noi, e facciamo tutto il giro in questa maniera. Il lavoro viene così. Lavoriamo la sesta riga, una maglia bassa in ogni maglia bassa, poi chiudiamo e fermiamo il filo. E questo è il risultato. Poi andiamo a fare la parte sotto e andiamo a lavorare
tutta in nero. Come la facciamo? È inutile che ve la sto a far vedere. La parte sotto, lavorata in nero, la fate uguale, identica a questa. Logicamente senza il cambio dei colori, dunque non metterete il giallo, non metterete il bianco, ma farete tutto uguale, identico con il nero e quella sarà la base di questo sushi. Anche per quanto riguarda questo, dopo aver fatto l'altra parte, come vi ho detto, l'andate a cucire. Adesso, essendo nero, non si vede bene, però lo riempite e lo andate a cucire. E anche questo è fatto. Per quanto riguarda questo, è fatto con lo schema uguale identico. In questo caso, il primo giro è stato fatto di verde, ma diciamo che sono tutte cose che vanno giusto a fantasia. Qua ho fatto un punto di nero perché in pratica è l'alga che si trova all'interno, in questo caso, del bocconcino di riso. E di qua invece ho ricamato un pochino di verde, un pochino di rosa per dare l'idea delle verdure che possono esserci all'interno. Dunque potete fare il pezzettino, vedete, bianco, ne fate due perché poi vanno cuciti. Poi, prima di cucirli, io posso fare eventualmente con il filato rosa. In questo caso qua non lo faccio durante la lavorazione, però voi eventualmente lo potete fare come questo, ma lo vado a ricamare. Potete ricamare dei pezzettini di colorati. Diciamo che la fantasia qua ce la mettete voi perché per rendere l'idea basta colorarli un pochettino per far capire che ci sono delle sostanze al suo interno. Eventualmente uno potrebbe anche fare un giro intorno. Anche qua. In questa maniera qua. Tutti intorno e si fa un giro, diciamo, che possono essere sempre verdure. E questo è, diciamo, il nostro lavoro, il nostro tutorial finito. Ho finito i vari pezzettini che mi erano rimasti, che avevo lasciato andare, ricamando alcune cose, e poi dopo tutto il resto è di vostra fantasia. Spero che anche questo tutorial vi sia piaciuto. Assieme all'altro del nigiri, diciamo, completiamo un bel piatto di sushi. E con questo vi lascio, vi auguro una buona giornata. Ci vediamo al prossimo tutorial. E se volete continuare a seguirmi su YouTube, iscrivetevi al mio canale oppure andate a vedere il mio sito dove ci sono sempre scritti gli schemi, sempre più o meno sono tutti scritti gli schemi dei miei tutorial. Mi trovate su Pinterest, su Instagram e anche su Facebook. E con questo vi saluto, ciao a tutti.